Ciao a tutti e bentornati su Audiofilando. In questa puntata torniamo a parlare di home theater. Nella precedente puntata abbiamo parlato della composizione di un impianto home cinema e in questa invece approfondiremo il discorso relativo alla sezione audio multicanale. Lo scopo, uno degli scopi di un impianto stereo tradizionale, è quello di creare di fronte all'ascoltatore quella che viene definita scena. Ascoltando ad esempio l'esecuzione di un'orchestra sinfonica, un buon impianto stereo darà l'impressione di essere seduti nella platea di un teatro con tutti gli strumenti posizionati nello spazio davanti a noi in ben precise e distinguibili posizioni. Più l'impianto stereo è buono e più vi darà l'impressione di avere posti migliori nel teatro di casa vostra. Quando si parla di home cinema invece, lo scopo è leggermente diverso. Infatti, un buon impianto audio-video non si limiterà a rendervi spettatori di ciò di che sta succedendo di fronte a voi, ma cercherà di portarvi dentro lo schermo. Mi spiego meglio. In un film di guerra, ad esempio, al centro della battaglia, i suoni arriveranno tutto attorno a noi. Se l'inquadratura è sul fronte nemico, ad esempio, da dietro sentiremo arrivare scoppi di mortai, colpi di fucile. Lo stesso concetto, ad esempio, in un film d'azione, in una scena di inseguimento in auto, se siamo seduti accanto al protagonista in fuga, il suono delle sirene della polizia arriverà da dietro di noi. Per fare questo, per permettere al regista di portarvi al centro della scena, un impianto home cinema non avrà soltanto due canali, ma di più, disposti tutto attorno allo spettatore. A seconda della codifica audio, che sia essa Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos, che sono termini che forse avete già sentito nominare, il numero dei canali e il loro posizionamento può variare. Nelle prossime puntate entreremo nel merito di queste codifiche e vedremo cosa le distingue una dall'altra. Fin d'ora però possiamo dire che il minimo sindacale per un impianto home cinema è composto da 5 canali più uno. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il primo canale è chiamato canale centrale ed è composto da un unico diffusore. Il suo scopo principale è quello di riprodurre i dialoghi, o le voci fuori campo. Quindi, se l'attore è inquadrato frontalmente, la sua voce uscirà dal canale centrale, così come la telecronaca di un evento sportivo. Il diffusore adibito a riprodurre, il canale centrale va quindi posizionato centralmente sotto il televisore. Il secondo e il terzo canale vengono chiamati frontali, vengono posizionati frontalmente allo spettatore ai lati dello schermo. Il loro scopo principale è quello di riprodurre tutti i suoni che provengono da ciò che lo schermo sta inquadrando in quel momento. Come per un impianto stereo, devono riprodurre la scena, cercando di distinguere i suoni provenienti dal lato sinistro rispetto a quelli che provengono dal lato destro. Altro scopo fondamentale dei canali frontali è quello di riprodurre le colonne sonore, in questo sono anche coadiuvati da tutti gli altri canali. Il quarto e il quinto canale vengono chiamati surround e vengono posizionati dietro lo spettatore, dietro il divano. Il loro compito principale è quello di cui abbiamo parlato all'inizio, vale a dire portarvi al centro della scena, riproducendo tutti i suoni che provengono da dietro l'inquadratura, da dietro quello che lo schermo sta proiettando. L'ultimo canale di cui vi voglio parlare è il più uno, il punto uno di un sistema 5.1, vale a dire il subwoofer. Il suo compito principale è quello di enfatizzare le basse frequenze, quello di farci tremare quando scoppia una bomba, tanto per intenderci. Per far questo vengono indirizzate verso di lui, le gamme basse che sarebbero destinate a tutti gli altri 5 canali. Questo potrebbe far pensare che il subwoofer possa creare una confusione spaziale, nel senso che deve riprodurre segnali che in teoria dovrebbero provenire da altri punti della stanza. In questo però ci viene in aiuto la fisica. Infatti le basse frequenze hanno una lunghezza d'onda che è più grande delle dimensioni della nostra stanza. Questo fa sì che il nostro orecchio e quindi il nostro cervello non capisca da dove provengono queste basse frequenze. Questo aspetto rende anche abbastanza semplice il suo posizionamento, in quanto può essere relegato, tra virgolette, a terra nel posto della stanza in cui ci viene più comodo, sia per l'ingombro che per il suo collegamento. Il subwoofer ha anche un'altra particolarità. Generalmente, non è vero in tutti i casi, ma generalmente nei sistemi home theater, è l'unica cassa ad essere autoalimentata, vale a dire collegata alla rete elettrica. Possiede un proprio stadio di amplificazione e riceve dal sinto amplificatore solo il segnale da riprodurre. Non mi resta per oggi che augurarvi buona visione e arrivederci alle prossime puntate. Ciao!